Ciao, sono Daniele Doesn't Matter e benvenuti alla prima puntata di 100 siti che non sai. Lavorando sul web da più di 20 anni, prima come web designer, poi come creator, ne ho viste tante su internet, forse anche troppe. E oggi insieme scopriremo i 100 siti che non sai. Come sempre, prima di partire vi invito a lasciare un like a questo video. Fallo, avanti, lascia un like. E nella descrizione troverete tutti i link ai siti che vedremo oggi. Ora possiamo partire. Scegli URL. Allora, questo sito, Scegli URL, non solo accorcia la lunghezza dell'URL, l'URL è l'indirizzo di un sito internet, ma lo rende sospettoso e spaventoso. Inserisci l'URL che vuoi rendere oscuro. Quindi facciamo una prova con doesn'tmatter.it, che è il mio sito, submit, e doesn'tmatter.it si trasforma in 5z8.info, PHP start, GPS tracking user, cioè segui la posizione GPS di un utente. Addirittura, questo non posso farvelo vedere, devo censurarlo. È un po' razzista, un po' tanto razzista. Comunque trasforma l'indirizzo in un altro indirizzo, poi lo potete copiare, incollare, inviare ad un amico. Penserà di aprire chissà quale sito misterioso, invece c'è doesn'tmatter.it in questo caso, o il sito che avete voluto nascondere. What happened in my birth year? Che cosa è successo nell'anno in cui sono nato? Complimenti per il design di questo sito, perché hanno veramente, si sono sprecati. Comunque, che cosa è successo nel 1987? Ah, addirittura viaggio nel tempo. Oh, mamma mia, che lento. Muoviti! Ci siamo. Nel 1987 il mondo era un posto differente. Non esisteva Google ancora. Nel 1987, l'anno della tua nascita, il film più venduto fu Attrazione Fatale. La gente comprava i popcorn al cinema e sceglieva il film in base alla locandina nei poster. Ricorda, questo succedeva prima dell'uscita dei DVD. Le persone erano abituate a guardare film al cinema e non scaricarli online. Immagina le poltroncine, le risate, l'eccitazione, la novità. E la maggior parte di questi film era senza effetti di grafica 3D al computer. E sapete chi ha vinto l'Oscar in quell'anno? L'Oscar per il miglior film fu dato all'Ultimo Imperatore. L'Oscar al miglior attore fu consegnato a Michael Douglas per il suo ruolo come Gordon Gekko in Wall Street. E la miglior attrice fu Cher nel ruolo di Loretta Castorini in Moonstruck. Il cartone animato dei Simpson ha fatto la sua prima apparizione al The Tracy Ullman Show, eccetera eccetera eccetera. Si va avanti con tutte le curiosità, le cose, i fatti più rilevanti del 1987. Questo potete farlo con qualsiasi anno. Ma ricordate, c'è un tempo e luogo per ogni cosa, e questo non è il tempo per leggere tutti gli avvenimenti del 1987. Scrivetemi nei commenti qual è l'evento che vi ha colpito di più accaduto nel vostro anno di nascita. Fichissimo questa cosa, facciamo una raccolta storica sotto questo video. Scale of the Universe. Allora. La scala dell'universo, quante lingue ci sono? Un sacco, tranne l'italiano ovviamente. Inglese, giapponese, cinese, arabo, spagnolo, portoghese, tedesco, francese. Ah, fa culo, non c'è mai l'italiano. Vabbè, facciamo inglese americano. Start. Allora, siamo a un metro. Un metro, possiamo vedere la palla da basket in proporzione di un essere umano. Sì, ok, è in proporzione con l'essere umano. Andiamo, zoomiamo avanti. Poi, uno shrew, che cos'è? Beh, sì, è lo shrew. Shrev. Toporagno! Toporagno, cioè il primo animale che gli viene in mente da mettere come proporzione della grandezza dell'universo è il toporagno. Comunque, il toporagno, che è grosso come un uovo di gallina. E se zoomiamo, un uovo di quaglia, che è grosso più o meno come un comune verme di terra. Poi abbiamo il chicco di caffè. Più piccolo di un chicco di caffè c'è una formica. Zoomiamo ancora. Più piccolo di un granello di sabbia abbiamo l'acaro della polvere. Più piccolo dell'acaro della polvere c'è una cellula di pelle. Poi, se andiamo ancora più avanti, abbiamo il mitocondrio. Più piccolo del mitocondrio possiamo trovare il virus dell'HIV, il virus dell'epatite B. È ancora più bellissimo questo sito, ci chiudo un sacco. Più piccolo del virus dell'epatite B abbiamo un nanotubo di carbonio, il quello 100 femtometers, non so che dimensione sia, il nucleo di uranio, un elettrone classico però, non rock, uno zeptometro, il top quark, cioè proprio il massimo della gamma. E non c'è più niente qua dentro, possiamo andare avanti all'infinito. Ah no, 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 qui c'è su la schiuma quantica, che non so cosa sia, e la stringa, tipo dell'universo, della teoria delle stringhe, sarà quello. Fichissimo. Ora facciamo il viaggio inverso, ovviamente, quindi dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Torniamo un attimo dalla nostra teiera, eccola qua, la teiera di Russell. Allora, l'essere umano era grosso quasi come un dodo. Quanto
quanto cazzo erano grossi i dodo? Beh, sì, orrende. Il Tyrannosaurus Rex, che è più grosso di un elefante. La giraffa, che è grossa come un Tyrannosaurus Rex. Siamo sicuri? Il Boeing 747, che è molto più grosso di una balena bianca. La città del Vaticano. Central Park di New York. Il Monte Everest. L'Italia, che è grossa come il Texas. No, vabbè, ma non credo che siano in proporzione. Devo smetterla di dire questa cosa. Ci stiamo semplicemente allontanando dalla Terra e più o meno le cose sono in proporzione in base al tipo di cose che sono. Cioè, non credo che l'Asia sia grande come Venere, santo Dio. Mi sfugge qualcosa, sicuramente. Comunque, continuiamo a zoomare avanti. Guarda, guarda, guarda. Proxima Centauri. Il Sole, Alfa Centauri B. Arcturus. Cioè, vi rendete conto? Eravamo nell'infinitamente piccolo prima, adesso siamo nella vastità... Non scrivere quello che stai pensando. Dell'universo. Pazzesco, pazzesco. Divento pazzo con queste cose. Le amo. E pensate che tutto questo è solo l'universo osservabile dal nostro punto di vista. Immaginate l'infinito dell'infinito. La nascita dell'essere umano, lo scorrere del tempo, le galassie, l'immensità della creazione, di tutto quello che c'è stato, che ci sarà e che c'è sempre stato. E voi siete qui a guardare un cazzo di video su YouTube. È pazzesca la vita! Dite no alla droga. GIF Print. Prima di vedere quest'altro sito, chiariamo una cosa. Nel caso in cui tra di voi ci fosse ancora qualcuno che chiama le GIF animate GIF, sappiate che state sbagliando. Ma tipo regalo io dico gift, non gift. Non mi interessa. Il creatore di questo formato di immagini ha detto che si dice GIF, e quindi è GIF. Comunque, GIF Print, Animated GIF to Real Life, è un sito che vi permette di caricare una GIF animata e trasformarla in un libricino con tutti i fotogrammi della GIF. Quindi se lo scorrete, come sta facendo questo tizio, avrete la vostra GIF animata nella vita vera. C'ho una prova. Niente, da se matter GIF. Esistono le mie GIF animate, non lo sapevo. Quindi se io prendo questa qui e la carichiamo su questo sito, sta processando la GIF. Cioè in corso un processo, pensa che roba. Per favore aspetta, la pagina si refrescerà automaticamente. E io aspetto. Tanto poi taglio tutto sto pezzo. Proviamo con un'altra GIF, perché ci sta mettendo troppo e non ho voglia di aspettare. Vediamo un po' con quelle già fatte, tipo questa. Praticamente, come vi dicevo, vi crea i 30 frame, ve li suddivide in tre pagine in questo caso, dove poi voi ve li ritagliate, li unite insieme e vi fate il vostro libricino con la GIF animata e portatile. Incredibox. Seleziona una versione per iniziare un mix di musica. Alfa. Play. Quindi, vabbè, ma cosa sono dei pisellini? Proviamo questo pisellino a triangolo e lo diamo a questo qua. Ah, ok. Questo glielo diamo al tizio alto. Vai con questo. Mamma mia che sound, ragazzi. Vai, un altro si unisca al gruppo. Questo, questo e questo. Vai. Bellissimo, altamente deprimente, ma bellissimo. Proviamone un altro. Si può anche registrare, vi potete salvare il vostro pezzo e ascoltarvelo finché non vi si fondono le orecchie. Little Miss. Facciamo una cosa rapida. Andiamo in ordine. Uno, due, tre. Ehi, che bassi! Vai. NordVPN.com. NordVPN.com, che tra l'altro è anche sponsor di questa serie, è una rete privata virtuale. E che cosa fa? Vi aiuta a proteggere la connessione ad internet e la vostra privacy online. Tra le tante caratteristiche, oggi vi parlo della privacy e dell'anonimato online. Infatti, con un semplice click, potrete nascondere il vostro indirizzo IP e rendere indecifrabile la navigazione online da occhi indiscreti. E se sei già pronto a dire... Vabbè, ma a me che mi spia! Bravo. Complimenti. È così che vi fregano. Scherzi a parte, se vi capita di connettervi ad una rete wifi pubblica, tipo in hotel, in aeroporto, eccetera eccetera, con NordVPN potete stare tranquilli. Nella descrizione di questo video troverete il link per poterla provare per 30 giorni e la potrete attivare anche su 6 dispositivi in contemporanea. Poi, se non vi piace, potete chiedere il rimborso. E indovinate un po'? Sarete rimborsati. Se avete dei dubbi o non capite qualcosa durante l'utilizzo, avrete a disposizione un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi vai su nordvpn.com/ddm, che è il link che trovate nella descrizione del video, per avere un forte sconto più un bonus aggiuntivo gratuito. Flash by Night. Drench. Drench. Usa i bottoni per cambiare i colori. Drench. Cosa vuol dire drench? È un verbo. Drench. Inzuppare. Inzuppare.
to Drench. Inzuppa la tavola con un singolo colore per vincere il gioco. Ah, ok, quindi abbiamo 30 mosse a disposizione e dobbiamo renderla tutta di un colore unico. Quindi io direi di inzuppiamo. Ma in che senso? Se io clicco il rosso, ho già perso 3 mosse per fare niente. Se io clicco il giallo, no, aspetta, tipo il rosso. Ah, ok, lui parte da qua e i colori vicini si uniscono. Quindi se io adesso clicco il blu, violetto, quello che volete, diventano uniti. Ora clicco il rosso. Ah, ok, poi il verde. Per logica clicco il viola perché è lo spazio più grande che abbiamo. Poi l'azzurrino, il rosso, bellissimo, giallo, giallo, bianco, verde, giallo. E ho perso perché mi sono mangiato le 3 mosse che mi avrebbero fatto vincere all'inizio. Quando andate in bagno, questo è un ottimo giochino. Clean PNG. Ah, questo è un sito utile per chi lavora di grafica, perché se ne avete bisogno vi aiuta a trovare delle immagini PNG già scontornate, trasparenti. Quindi che ne so, avete bisogno di un koala scontornato? Bellissimo! Vabbè, questo non è un koala, è un panda. Comunque, c'è anche il koala già scontornato e lo potete scaricare gratuitamente. Questo non è il koala che ci meritavamo, ma il koala di cui avevamo bisogno. Certo, non è ritagliato benissimo, però per fare qualche grafichina stupida è utile. Pixabay. E questo è un po' il corrispondente del sito di prima, però per cercare immagini gratuite ad alta risoluzione. Anche qui utili se dovete fare dei lavori di grafica, o che ne so, volete cambiare lo sfondo dello smartphone, del computer, quello che vi pare a voi. Se cercate tipo sexy woman, scusate, sono un uomo semplice, sexy woman, e trovate sexy woman. Volete un nuovo sfondo per il computer? Fatto! Download gratuito, potete scegliere anche la dimensione. Qua è full HD, 4393 eccetera eccetera. Bello! Cerchiamo qualcos'altro. Pizza. Immagini di pizza ad alta risoluzione, tutte quelle che volete. Sono anche delle pizze fatte bene. E ora passiamo all'ultimo sito di questa puntata. PrideNote. PrideNote.com invia note che si autodistruggeranno dopo essere state lette. Ah, quindi tipo: ciao, io sono Daniele, creazione di nota. Quindi io creo questo link. Si crea questo link con la nostra nota. In questo caso, ciao, io sono Daniele. Facciamo finta di inviarlo a qualcun altro che lo apre. In questo caso faccio tutto da solo. Me l'autoinvio, apro e leggo contenuti della nota. Ciao, io sono Daniele. Questa nota è stata distrutta. Se pensi di averne bisogno in futuro, copia la nota prima di chiudere e aggiornare la finestra. Se io aggiorno la finestra, sparita per sempre. Quindi se volete mandare a qualcuno una nota privata che si autodistrugge, quindi volete che ne so, spesso capita magari che collabori con qualcuno e devi passargli una password temporanea per qualcosa e vuoi che non venga salvata, che sia eliminata, gliela potete passare con questa cosa. E per oggi direi che basta così. Ragazzi, spero che questo video vi abbia divertito. Come sempre vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Nelle prossime settimane vi mostrerò altri siti per arrivare ad un totale di 100 siti che non sa. Ciao!